Cosa sono le giornate della salubrità? Lo scopriremo. Sono delle giornate verticali sulla salubrità indoor nei diversi luoghi, quindi nelle scuole, nelle RSA, nei luoghi di cura, negli uffici, nelle strutture ricettive e nel residenziale, logicamente, più una sesta giornata che scopriremo essere dedicata al tema della biofilia. È vero, ci sono gli inquinanti che sono bene o male tutti appartenenti alle stesse categorie, quindi fisici, biologici, chimici, ma quello che cambia è la problematica specifica che ogni ambiente presenta, e ognuno di questi richiede delle soluzioni tecniche, tecnologiche, di materiali completamente diverse. Ecco, quindi il tema è assolutamente generale, ma come affrontarlo è materia molto più verticale e specifica. Crediamo davvero che si debba creare un contenitore forte, ben distinto, che amplifica questo messaggio, e crediamo di poter essere la matrice, non la soluzione, ma la matrice e la piattaforma su cui poi questo messaggio si può amplificare. Noi ci rivolgiamo spessissimo agli utenti per capire quali sono i temi in trend, quali temi desiderano approfondire, quali sono le cose che in questo momento fanno la differenza. E la risposta che c'è stata nel convegno che abbiamo fatto, appunto, di apertura di questo percorso insieme a Maria Chiara e Andrea, è stata fantastica. Iniziamo convintamente questo percorso sulla salubrità perché sappiamo che c'è un interesse veramente crescente su questi temi, un interesse che coinvolge sia i professionisti che tutti gli operatori di settore, ma coinvolge anche tutti gli utenti finali. Come si svolgeranno queste giornate della salubrità?